Voglio ancora una volta soffermarmi sulle testimonianze che riprendo chiaramente dal nostro compagno di viaggio, Lettere ai sacerdoti, scritto a quattro mani da Emiliano, fra Emiliano Antenucci e da Stefano Campanella. Voglio riprendere alcune testimonianze che ci fanno ancora capire la bellezza della pedagogia del rimprovero, no? Vedete, oggi quando si parla di rimprovero, delle volte si contesta anche ai genitori, agli educatori di rimproverare, ma il rimprovero che nasce dal cuore di un padre, di una madre, di un amico, di una persona che ti vuole bene, è appunto un rimprovero d'amore. Dio stesso nella scrittura rimprovera il suo popolo per la sua infedeltà. Dio stesso ancora oggi, attraverso le parole del Figlio nel Vangelo, attraverso il Magistero della Chiesa, rimprovera ciascuno di noi quando noi viviamo lontani da Lui. Insomma, io credo che crescendo, i rimproveri che abbiamo ricevuti dai nostri educatori, dai nostri maestri, dai nostri genitori, dalle persone che ci hanno voluto bene, noi li ricordiamo con amore e con affetto. Bene, tutte quelle persone che sono state allontanate dal confessionale, da Padre Pio, senza ricevere l'assoluzione, hanno testimoniato, hanno affermato che si sono sentiti amati. È grazie a quel rimprovero che loro poi hanno ritrovato la via della conversione e la via del ritorno alla Chiesa e alla fede. Ma sentiamo dei testimoni, anzi dico un testimone autorevole come padre Pellegrino Funicelli, che è stato l'assistente di Padre Pio negli ultimi anni della sua vita e che era presente la notte del 23 settembre, del 22 settembre 1968, quando Padre Pio morì. Un giorno Padre Pellegrino chiede a Padre Pio: quelle persone da lei lasciate senza assoluzione, in caso di morte improvvisa, corrono il rischio di dannarsi? Beh, è un interrogativo che tutti ci poniamo. Spesso noi, io scherzando con i miei confessori, gli dico: guarda che se non mi confessi e mi succede qualcosa, tu hai la responsabilità. Sapete Padre Pio come rispose a Padre Pellegrino? Rispose in questa maniera. Dice: ma chi ti dice che quelle anime sono in disgrazia di Dio? Noi pensiamo che quando un confessore non ti assolve, pensiamo che quell'anima è in disgrazia di Dio, ma nessuno di noi può entrare nell'anima di quella persona, di per sé nemmeno il sacerdote. Solo Dio entra nell'anima delle persone. E Padre Pellegrino obiettò a Padre Pio: e se non sono in disgrazia di Dio, perché non possono avvicinarsi all'Eucaristia? E Padre Pio gli rispose: perché devono fare una penitenza particolare. Infatti, Padre Pio molte volte consigliava alle persone che lui non aveva assolto di andare da un altro sacerdote per ricevere l'assoluzione. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.